Benvenuti amici di Santa Croce Web della Polisportiva Vigor, nuova puntata di Match Up, l'approfondimento sulle partite interne della Emmolo Vigor che oggi ha ceduto per 56-88 in casa contro lo Sport e Cultura Patti, ma al di là di quello che dice il punteggio finale abbastanza netto sul tabellino c'è da riportare di una prestazione assolutamente convincente, quantomeno per tre quarti della Polisportiva Vigor. C'è accanto a noi però anche il coach dello Sport e Cultura, vale a dire il signor Pippo Sidoti. Coach, al di là del punteggio, come dicevo, si aspettava una gara così tosta per tre quarti? Sì, sì, me l'aspettavo sì e l'avevamo pure preparata. E qui ci sono il campo più piccolo, loro una squadra piccola ma che corre con buoni atleti e quindi sapevamo che avremmo incontrato grosse difficoltà. Però dico, alla fine dico, la quadratura del cerchio l'abbiamo fatta, al di là se loro sono stati in partita, dico, nel punteggio abbiamo quasi sempre comandato. Poi a sprazzi loro si sono avvicinati, però noi poi alla fine abbiamo avuto la forza, oltre al fatto che sicuramente abbiamo una squadra molto, molto, molto più lunga e molto più fisica rispetto a loro. E alla fine non ci stanno sicuramente 36 punti, però penso di aver fatto la nostra buona prestazione, perché venire a vincere qua non è cosa semplice. Quattro vittorie nelle prime quattro partite, ci sono due recuperi ancora da aspettare, ma quali sono gli obiettivi della sua squadra per questa stagione? E gli obiettivi della nostra squadra è quella di far crescere i giovani. Noi ne abbiamo tanti, in squadra siamo una squadra fortemente locale perché schieriamo 9 giocatori di Patti e in questo campionato, al di là della Vigor, dell'amico di Stefano, penso che ci sono poche squadre, soprattutto della zona alta della classifica, che riescono a mettere in campo 9 persone del luogo. E quindi questo ci inorgoglisce e ci fa ben sperare soprattutto per il futuro. Il nostro è un campionato di zone alte, se riusciamo a giocare la nostra pallacanestro, ma sicuramente l'obiettivo non è quello di vincere il campionato, perché in questo campionato ci sono squadre che sono molto ma molto più attrezzate di noi ed è un gradino più alto di noi, Cefalù, la Costa d'Orlando, lo stesso Palermo che in settimana si è rinforzato con un altro giocatore croato, un'ala piccola croata, e vabbè, poi c'è Siracusa, San Filippo che è la sorpresa di questo campionato, però anche loro giocano con tanti giocatori da fuori, due stranieri, il grande e immenso Agostino Livecchi, e poi Toto e compagnia, quindi anche loro una squadra sicuramente che si farà valere in questo campionato. Passiamo a coach Stefano. Coach, hai trovato le risposte che cercavi? Hai detto bene, oggi ripeto la cosa, senza togliere il merito alla squadra avversaria sicuramente, perché ha meritato di vincere, perché come ha detto coach Sidoti, hanno preso il vantaggio e lo hanno mantenuto fino alla fine, però sicuramente la cosa che più mi ha gratificato è la prova di carattere dei ragazzi, veramente, che fa ben sperare in prospettiva degli altri incontri che andremo ad affrontare in settimana. Tre quarti, qualcosuccia dal mio punto di vista, giocati bene fino a quando siamo rimasti in campo con tutto l'organico. Poi venendo a mancare alcuni riferimenti per noi dentro l'area, poi diventa tutto più complicato, però ti ripeto, senza togliere niente agli avversari, sono contento per la prestazione della mia squadra, perché veramente oggi quello che mi aspettavo era una prova di carattere, anche perché emotivamente ci fa bene, perché abbiamo avuto un inizio di stagione, come ben sai, abbastanza travagliato, con degli incontri che sicuramente non ci hanno aiutato in questo, e quindi giocare una partita così contro un avversario che veramente merita il rispetto mi lascia ben sperare. Adesso speriamo di non pagare la stanchezza di questa sera, perché domani ritorniamo a giocare contro Spadafora Messina, mercoledì andiamo a recuperare
contro Milazzo a Barcellona, due incontri per noi fondamentali per smuovere la nostra classifica e poi ritorniamo a San Filippo del Nero, quindi voglio dire un tour de force, per cui insomma speriamo che non ci siamo spremuti troppo, però insomma se l'abbiamo fatto anche per trovare delle forti motivazioni. Ti volevo chiedere due cose, uno sulle energie che sono rimaste ai ragazzi dopo questa prestazione per quarti veramente di grande sostanza, e la seconda sugli arbitri, perché nel corso del terzo quarto vi siete nervositi un po', avete perso dei lunghi uno dopo l'altro per raggiunto limite di falli e quindi vi hanno limitato, come dicevi tu, nel gioco interno. Due riflessioni. Ma guarda, io sugli arbitri non discuto mai, sicuramente però questo tipo di partita la devi giocare a Termi Pari, perché altrimenti si perde il riferimento, e fino a quando siamo stati in campo con il quintetto e con i lunghi a disposizione, insomma siamo riusciti a tenere il campo. Poi è anche vero che siamo una squadra piccola anche fisicamente rispetto all'avversario, quindi qualche fallo così un po' di distrazione o di frustrazione lo abbiamo commesso, per cui va bene così quello che abbiamo fatto, sono contento e speriamo bene domani sera di fare una buona gara, almeno da un punto di vista dell'intensità e della precisione, che è stata migliore rispetto alle altre tre gare già giocate.